di Luigi Primaco, direttore del museo di Mondragone, è una rientra da questa grande attività che il nostro movimento sta facendo oramai da diversi mesi. È la sesta, settima volta che veniamo qui al museo e continuiamo questa sinergia con il dottor Salerno, il direttore del museo di Galazia, che sicuramente, quindi, diciamo, è un'attività interessante, importante, e noi siamo convinti che se vogliamo che cresca la nostra comunità, sicuramente ci devono essere una serie di interventi di carattere economico, di carattere sociale, e qui il sindaco che oggi è presente con noi rappresenterà evidentemente nel modo migliore l'amministrazione, che sta raccogliendo consensi in tutta la nostra provincia e non solo. È sempre un piacere portare il saluto della città quando si tratta di iniziative che il Movimento Maddaloni Green ormai ci propone ad un ritmo incessante ed incalzante, ed è ancora di più un piacere quando queste iniziative vedono diciamo la partecipazione, il protagonismo da parte di soggetti che, come Luigi Primaco, operano nel mondo della cultura della nostra provincia. Io ho sempre detto che al tempo dell'antica Roma era la forte dei marmi di oggi, cioè la zona di villeggiatura della nobiltà romana, delle gentes romane. E pensare che poi gli uomini, perché qui Dio non c'entra nulla, ma gli uomini l'abbiano ridotta nelle condizioni in cui versa attualmente, è una cosa che grida vendetta davanti a Dio. Credo che questo tipo di iniziative vadano nella direzione di un recupero della bellezza di quelle aree, perché il recupero della bellezza non è solo un dato di carattere tecnico, politico, amministrativo, è innanzitutto un dato di carattere culturale. In genere il dato culturale precede poi la capacità della politica, in genere è sempre anticipatore della politica. Dobbiamo dire che la Regione Campania negli ultimi anni ha dato una certa rilevanza alla zona del litorale comizio, ci sono degli interventi significativi che sono già in essere, che potrebbero riportare quell'area ad uno splendore che noi ci auguriamo diventi anche un paradigma per l'intera nostra provincia. Grazie. Come dire, veramente è incoraggiante sentire parlare un'autorità amministrativa in questo senso, e che ci dà uno spunto per prendere con una certa, diciamo, visione pacata, no, le cose. E la cultura serve anche a questo, serve a far maturare dentro di noi una visione particolare, no, delle cose, non suggerita, indotta da terzi, ma mediata attraverso quello che veramente poi sentiamo, vediamo e viviamo. E l'occasione stasera è proprio la presentazione del libro di Luigi Primaco, grazie all'associazione Maddaloni Green, grazie ai ragazzi della libreria Parlesia, e diciamo con questo pubblico vario. Mi fa piacere che ci siano i ragazzi delle scuole, perché parliamo stasera di un testo particolare, è un racconto, è un romanzo storico, no? Di solito ogni romanzo è un racconto, il romanzo storico è un racconto, come dire, elevato al quadrato, perché si cala nella realtà della storia e fa diventare quella materia che di solito per noi è una materia un po' lontana, diciamo così, lontana per non dire poi asfittica, oppure anche arida, no? Di eventi, di date, semplicemente anche di suggestioni poi che ci restano dagli studi che abbiamo fatto. Invece il romanzo storico si cala all'interno
di un periodo e tira fuori la sostanza, quella che Manzoni chiamava la sostanza umana, no? Cioè quello che attraverso la storia è la prima a perdersi, cioè i sentimenti, le aspirazioni, ciò che le persone pensavano, come vedevano il loro mondo, come vivevano in quel mondo. Ebbene, questa sostanza umana è quella che Luigi nel romanzo su Sinuessa riesce a ricostruire per un'area particolare di cui ci parlava il sindaco, no? Un'area sfortunata negli ultimi 50 anni, possiamo dire. Ed è però indicativo che da quest'area provengano delle storie che attraversano i tempi, attraversano i secoli, attraversano, diciamo, il nostro modo di vedere, perché poi le storie riempite di sentimenti ci portano direttamente a confrontarci con il nostro modo di vedere le cose, no? In rapporto anche dialettico con questo mondo passato. E in questa ricostruzione Luigi riesce a rendere bene alcuni elementi particolari del mondo romano. Io non starò qui ovviamente a raccontarvi le diverse cose, anche per non farvi perdere il gusto della lettura del romanzo, degli sviluppi del romanzo. Però io stesso ho qualche curiosità, come dire, perché Luigi è un collega dal punto di vista professionale, un archeologo, e come archeologi noi siamo abituati, siamo cresciuti, direi, no? Guardando e analizzando le realtà materiali, no? Come è fatta una cosa, il contesto da cui proviene, con descrizioni che spesso, diciamo, per i non addetti ai lavori sono noiosissime, terminologie altrettanto noiose perché riguardano specialismi e specialisti. Vi dico solo che in qualche caso io stesso la sera, quando ho difficoltà a prendere sonno, prendo un libro di un collega e mi metto a leggerlo, no? E questo favorisce ampiamente il sonno, mi accompagna dolcemente nel sonno. E quindi dal mio punto di vista, dal punto di vista di un archeologo, io a Luigi la prima domanda che farei è proprio questa, cioè qual è stato lo spunto per cui, partendo da un'epigrafe, da una statua, da una fontana, perché anche dalle tracce di una fontana, da una conduttura idrica, diciamo, da un tracciato stradale, ecco come è nata nella protesta l'idea di mettere tutte queste cose insieme e farle vivere attraverso dei personaggi che hanno poi il modo di pensare di quel periodo, no? E quindi è un'operazione estremamente poi complicata, perché significa far rivivere le cose attraverso i pensieri delle persone di quel periodo, le vicende, e quindi anche legare la storia, quella che tutti conosciamo con la S maiuscola, no? Questa grande, come dire, fiumana che tutto travolge attraverso i tempi e porta più o meno con velocità diverse verso una distruzione finale, con la storia, quella con la S minuscola, cioè la storia piccolina, quella che riguarda ogni singolo individuo, quella che riguarda ogni singola azione che viene fatta, diciamo, da ciascuno di noi magari quotidianamente, cioè
questa storia fatta di piccole cose. Ecco, come è nata in te l'idea di unire il flusso grande con tanti piccoli rivoli rappresentati poi da ciascuno di noi nel corso della storia? Al gruppo che ci ospita, ma al sindaco, con il suo discorso rassicurante, l'ho apprezzato molto, sindaco, che era anche la scritta di mano finale, diciamo, per un po' per tenere lontano le preoccupazioni. E mi riallaccio al discorso che lanciava un attimo fa Antonio, rispetto a quali sono gli stimoli, gli spunti che mi hanno poi portato a scrivere. E quello che dico subito è che praticamente scavare una casa, un edificio romano, un edificio medievale, una grotta preistorica, a noi offre delle suggestioni pazzesche. Io, per togliermi però di dosso il fatto della descrizione di cui parlava Antonio, di un muro in opera quadrato fatto a blocchi di tuffo che si alza per 2 metri, eccetera, eccetera, tutto questo ci porta poi a cullarci la sera se dobbiamo addormentarci, non abbiamo bisogno di altri prodotti, secondo di 10 righe, dico io, di un articolo scientifico. E però scavando queste cose hai la suggestione, ti rendi conto che stai facendo qualcosa di importante, di incredibile, perché le cose, le notizie emergono a mano che gli strati vengono asportati, e quindi tu devi comunicare poi tutto questo, e quindi il dovere della pubblicazione ti impone questo. Ma poi alla fine ti chiedi, dici, ma come faccio a rendere l'emozione che io provo di fronte a un muro romano che rimane, come dire, poca traccia di quello che era in antico, però io la vedo, allora la devo comunicare. E quando ho trovato l'epigrafe di Lucio e sono sceso nel tempo per 3-4 generazioni a capire questi personaggi chi erano, questa gens patria, perché era lì, vendevano il vino, erano ricchissimi, era il doio di Sinuessa, era il sindaco, era un suo collega in qualche modo, doveva essere anche un bravo amministratore perché ha lasciato parecchie tracce, quindi mi metto di qua, se no mi do le spalle. E quindi fatto questo, allora mi è venuta l'idea, dopo aver scritto l'articolo soporifero, ho detto, no, a questo punto bisogna in qualche modo, io riesco a devo trasmettere in qualche modo questa mia emozione, perché ne avevo parlato allora con vari personaggi del mondo dell'archeologia, della storia romana, che insegnavano, che professori universitari, sovrintendenti, però vedevo che poi alla fine questa cosa non riuscivo a farla, a trasmetterla come si deve, e alla fine ho deciso di scrivere. E allora la casa di Lucio l'ho ricostruita nel mio romanzo, ho ricostruito i viaggi, ho ricostruito le atmosfere, spero di esserci riuscito, questo lo direte voi quando leggerete, ho tentato di fornire anche il sapore di questo vino che in qualche modo io studio da sempre, ne ho parlato da tanto tempo, e ovviamente dovevo anche rendere questo, spero di essere riuscito a fare questo. Ovviamente è un mondo complesso, c'erano le anfore, c'erano i romani, c'erano le guerre, c'erano le battaglie, c'era la morte, c'erano i matrimoni, c'erano tutta una serie di atmosfere che andavano descritte. Allora lì il romanzo mi ha aiutato, perché romanzare, fare un romanzo storico portando queste vicende una per una, descrivendole, alla fine io spero che l'immagine del mondo romano che ho cercato di portare fuori sia, come dire, efficace. Sinuessa è la città che ho scavato, a cui tengo perché è la storia di Mondragone, le origini. E quindi Sinuessa, il titolo era impegnativo. E poi c'era l'eredità di Cesare. Qual era l'eredità di Cesare? Qual è? Perché quel titolo scelto in questo modo? Perché l'eredità di Cesare è quello che loro hanno lasciato e che noi dobbiamo custodire. E che per custodirlo è una grande impresa. E qui entrano in azione i musei, il polo museale, i colleghi tutti, qui ce ne sono tanti, ci sta Luciano Rendina, c'è Angela Carcaccio, ci sono tante persone che si occupano quotidianamente di Peppe D'Abraccio, che ho avuto il piacere di conoscere quando ho diretto per un anno il museo di Piedimonte Matese.
E quindi tutto questo è il compito che noi svolgiamo, che però speriamo che questo divento dell'archeologia pubblica possa essere un... Ecco, questo è stato un po' lo stato. Lucio, ad un certo momento, io volevo leggere il passo, ma ve lo racconto, prima di presentarvi poi Anna D'Acunto e il maestro Gerardo De Lisse, che commenteranno musicalmente con le parole alcuni passi del libro. Abbiamo scelto un passo che riguarda il personaggio femminile, che è Zoris, questa donna meravigliosa, bella, bellissima, di colore, che attraversa un po' tutto il romanzo. È una donna straordinaria e vedrete proprio in un passo che cosa è capace di fare. E c'è questo passo di Lucio, sindaco, che poi ci riporta un po' a quello che ci siamo detti fino adesso. E lui si trova sui terrazzi della villa, guarda, c'è il suo tabulario giusto vicino, e questo lui guarda il mastro con i vigneti e si chiede, dice, ma come sarà questa terra tra mille anni? E allora il suo assistente che sta lì, che cura gli interessi della villa, cura la biblioteca della villa, gli archivi della villa, gli dice, e come vuoi che sia? Sarà uguale. Perché a chi vuoi che venga in mente di inquinare il mare, di avvelenare l'acqua, di rompere, di incendiare i boschi? Dice, persino i barbari, quelli che abitano nei tuguri, si vestono di pelle, hanno rispetto per la terra dove camminano, non ti preoccupare, non succederà niente. Ma Lucio è un po' scettico, che dice, ma tu forse hai troppa fiducia negli uomini, un po' meno, per cui chissà, vedremo. E quindi questo, diciamo, è un po' quello che emerge. Ora io, prima di continuare, inviterei Anna a leggervi un primo brano di questo mio lavoro, dove praticamente Zolis, che è la protagonista, lei è una schiava, è fatta schiava, è una principessa berbera, il padre è un uomo, come dire, un nomade del deserto che attraversa, commercia con i romani, si trova per caso in una scaramuccia tra Cesare e Tolomeo, il fratello di Cleopatra, nel momento in cui c'è questa disputa tra i due per chi si deve prendere poi il regno, e chiaramente, affascinato dalla bellezza di Cleopatra, Cesare si schiera subito con lei, e quindi è in questa scaramuccia che avviene alle porte di Alessandria la carovana di Ezzana, il padre di Zolis, che è un etiope di stirpe ebraica, viene praticamente fatta fuori e Zolis è fatta schiava. E Zolis, schiava, arriva a Roma quando Cleopatra è ospitata a Roma e Cicerone in quel tempo si reca a farle visita, e lei incontra Lucio, questo sinuessano che è un legionario di Cesare, un ufficiale di Cesare, se ne innamora. E lei capita nelle grinfie di Cleopatra, che la usa in qualche modo, scoprirete voi perché, e Zolis riesce a sfuggire a un agguato e la ritroviamo a Minturne dentro la città mentre attraversa il foro della città e arriva davanti al macello. Anna D'Acunto e Gerardo Lucio. Le sue fortificazioni mirabili nella maestria delle architetture difensive offrivano uno spettacolo bello e temibile allo stesso tempo. Belli erano soprattutto i terrazzi delle case, librati sopra le mura con portici dai tetti rossi. L'Appia attraversava il fiume su un magnifico ponte ad arcate di pietra ed era affollata da uomini e carri carichi di derrate. Così il fiume, che nei pressi del porto, brulicava di imbarcazioni cariche di merci. Zolis era raggiante, poche miglia ancora e avrebbe raggiunto la casa di Lucio. Quel pensiero le diede forza. Si incamminò lungo l'Appia, così come aveva detto il servo,
in direzione della porta meridionale della città. Nel frattempo, dal cielo scuro, ricominciò a cadere la pioggia. Bagnata, infreddolita, l'etiope trovò riparo sotto un portico, davanti ad alcune taverne. Si rannicchiò alla fine del marciapiede, accanto al foro cittadino. Di fronte, sul lato opposto della via pubblica, c'era il Capitolio, il grande tempio a tre cenni. La porta era aperta e le statue delle tre divinità appoggiate su piedistalli di pietra parevano contemplare lo scroscio dell'acqua sulla città. Incuriosita, Zoris attraversò la strada e sbirciò oltre le colonne del frontone e per la prima volta vide la triade. Giove, Giunone, Minerva, i più potenti tra gli dèi. Le statue sul fondo delle celle emanavano fascino e mistero. Le fiammelle delle lucertole brillavano nel buio del tempio come stelle in un cielo nero. Zoris scivolò come un'ombra nel recinto per deporre un sassolino colorato sull'altare. La statua di Giunone ebbe un sussulto e si mosse nella penombra. Un tremolio creato dalle fiammelle sulle lucerne. Zoris accarezzò con le dita il sassolino e una folata di vento le sfiorò i capelli ed il viso. La dea dall'oscurità risplendeva. Non pioveva quasi più quando Zoris lasciò il tempio. Camminando sotto il portico, l'etiope entrò nel macellum, il mercato cittadino. Un intenso profumo di spezie, di carni arrostite, colpì le sue narici, risvegliando la fame che la tormentava da ore. Traversò l'ampia corte quadrata con botteghe sistemate sui quattro lati e si fermò accanto alla grande fontana esagonale, in pietra. Carezzò le esili colonne intorno alla vasca e in cima vide il simulacro di Cerere, la dea del grano. Esplorò i dintorni e abbracciò con lo sguardo l'intera corte i suoi portici, sostenuti da arcate rette da colonne e capitelli corinzi. Una folla chiassosa, indaffarata, passava da una bottega all'altra senza accorgersi di lei. Rassicurata dalla baraonda, camminava tra la gente, davanti ai banchi di vendita. Le donne, truccate in modo appariscente, con labbra di un rosso acceso, controllavano ogni attività, ogni transazione nel mercato. Sorridevano ammiccanti, gentili, trattando gli affari con competenza e furbizia, annotando con lo stilo gli incassi sulle inseparabili tavolette cerate. All'improvviso, proprio di fronte a Zoris, si accese furioso un litigio. Una virago aprì un battibecco con una delle schiave di un'elegante matrona che, tenendosi in disparte, attendeva la conclusione della scaramuccia. La schiava urlava per avere uno sconto sul prezzo di una dozzina tra anatre e polli. I volatili, inconsapevoli, chiusi in gabbiette di giunco, si contendevano un pezzo di pane raffermo. La loro sopravvivenza dipendeva dall'esito della lotta tra la bottegaia e la serva. Furono scannati, spiumati e consegnati alla serva. La matrona in disparte, come d'altronde si avviceva al suo rango, mosse altera verso il banco e saldò il conto. La macellaia prelevò le monete con le mani ancora sporche di sangue e piume e soddisfatta le ripose
Nella corte quadrata, intanto, erano giunti muratori e artigiani con i loro schiavi per sistemare il selciato rotto dalla pioggia di quei giorni. Zolis li osservò mentre ripulivano i canali di scolo davanti alle taverne per eliminare gli stagni d'acqua piovana e di liquami. Uno degli uomini si accorse di lei e guardò incuriosito gli stracci in cui era avvolta. Spaventata, l'etiope raggiunse la fontana e finse di bere. La febbre era calata, ma a tormentarla c'era sempre la fame. Intorno a lei tanto cibo, bastava allungare una mano per prenderlo. Scorse in un anfratto tra due botteghe alcune ceste piene di mele e decise di sfidare la sorte. Implorò fortuna di assisterla. Si avvicinò alle ceste. Quei frutti erano una tentazione irresistibile. Si fermò in attesa. Odiava appropriarsi delle cose altrui, ma non aveva scelta. Rubare o perire. Senza mangiare non sarebbe arrivata a fine giornata. Di nuovo la sorte giunse ad aiutarla. Una piccola folla si frappose tra le ceste e lo sguardo attento del proprietario nella bottega. L'uomo, dondolando la testa avanti e indietro come un serpente, cercava di non perdere di vista la merce esposta, ma la gente impediva il visuale. Zoli spiombò sulle mele come un falco. Nascose la rifurtiva sotto gli stracci che aveva indosso e arretrò senza fretta per non destare sospetti. Un attimo dopo sparì tra la folla nella corte. Lasciò il macello di Minturne e riprese il suo viaggio sull'Appia in direzione di Sinuessa. Davanti alla suggestione, no? Suggerita da brani come questo, da brani dove veramente seguiamo la sensibilità della intesa proprio nei sensi, no? I sensi più vivi del personaggio che entra nei diversi ambienti, ne vive le suggestioni, gli odori, i rumori, il fatto di esserci e seguire qualcosa che, come dire, ispira il suo stato di essere in maniera permanente. Cioè, di fronte a queste cose è difficile sfuggire alla suggestione che Luigi abbia vissuto in quel mondo. Cioè, Luigi è un romano. Quando scrive queste cose, quando ci fa seguire i personaggi in questo modo, è chiaro che lui abbia vissuto non in una dimensione onirica, no? Nella dimensione del sogno dove tutto è possibile e dove però, poiché tutto è possibile, tutte le cose si realizzano anche in maniera incongruente e irrazionale. No, invece lui segue la costruzione di un mondo che è estremamente coesa, direi, è la costruzione di un mondo estremamente, diciamo, razionale al suo interno. Ci sono quegli odori perché sono quelli relativi alle spezie che si conoscevano in quel periodo, che arrivavano da certe parti del mondo e non altri. Ci sono certi personaggi perché sono personaggi che l'impero romano era capace di mettere assieme, no? In quello che oggi noi chiamiamo il mondo multiculturale, ma che per i romani non si caratterizzava con nessun termine particolare, perché era la consuetudine, no? Era consuetudine
vivere in una mescolanza che non era caratterizzata da etichette nazionaliste, perché c'erano genti diverse anche fino, diciamo, a una cinquantina d'anni fa. I nostri libri non parlavano di culture, ma parlavano di costumi, no? Di usi e costumi. Oggi noi affibbiamo le etichette pensando che quelle siano poi quelle etichette che vadano a caratterizzare le singole persone in maniera, direi, quasi amorfa, come appartenenti ad una, spegnendo così in questo modo la grande tensione che c'è all'interno di ciascuno di noi quando viene chiamato in un certo modo e sa benissimo che non corrisponde solo a quello, ma che ha una dinamica, direi, interna che è composita, ricca, no? Ciascuno di noi è la sintesi straordinaria di una sinfonia, a volte armonica, a volte disarmonica, di un'orchestra che ci domina dentro, no? Con tanti strumenti diversi, che di volta in volta ci caratterizza in un certo modo. Ebbene, il mondo romano era un mondo dove queste etichette non erano così, anzi non c'erano per niente. E Luigi anche in questo riesce a restituirci questo mondo, cioè la capacità di farci percepire i passaggi tra persone come passaggi tra culture non caratterizzate, no? come oggi. È capace anche di entrare nella grande storia, perché poi ci sono i personaggi chiaramente inventati, no? Inventati però nel senso in cui dicevo prima, cioè è un'invenzione coerente a un mondo che è esistito, è un'invenzione estremamente razionale e proprio per questa suggestiva, quindi suggestiva non perché è razionale, ma perché è estremamente razionale e coerente. E all'interno di questo mondo si muovono anche non solo i personaggi quotidiani, ma anche i grandi personaggi, no? C'è una cena spettacolare a casa di uno dei principali scrittori del mondo romano, Cicerone, che lui ha il coraggio, direi, e la capacità di riportare anche lui, che conosciamo da secoli e secoli di sovrapposizioni, di studi, di interpretazioni, è capace di riportare anche lui ad una realtà umana estremamente, come dire, efficace, una realtà umana viva, una realtà che ci colpisce ancora una volta per la sensibilità di ricostruire quello che noi diciamo il carattere, ma che in realtà è un insieme di componenti dei personaggi. Quindi direi anche in questo c'è un'operazione straordinaria, in questa capacità di rendere coerenti i caratteri con la storia che conosciamo e con la storia che Luigi sa costruire. Ecco, anche in questo caso, quali sono state le suggestioni letterarie, se ci sono state, della letteratura antica? Mi riferisco a quali invece quelle tue, cioè questa sintonia con questo mondo, l'hai in qualche modo rivissuta attraverso delle suggestioni ricavate dalla letteratura antica, anche quali nel caso specifico? Perché riesce a penetrare bene quelli che sono determinati aspetti, proprio da fine conoscitore qual è il mondo antico, quindi riesce immediatamente a cogliere tutta una serie di aspetti. Le suggestioni, ovviamente,
ovviamente la grande partenza è stato lo scavo, non c'è dubbio, quindi la fonte archeologica è quella primaria, però per Cicerone le sue lettere e poi la cena me l'ha ispirata soprattutto Petronio, pensativo, non poteva essere diversamente. La cena di Petronio l'ho usata, ho attinto a piene mani, così come altri hanno attinto da adesso mi viene in mente, che ne so, Umberto Eco quando ha scritto Il nome della rosa, ha attinto a piene mani da Salimbene da Parma, che era uno dei cronisti di quel periodo, e quindi lui ha usato Salimbene, che è un uomo che scrive più o meno quando è morto Federico II, siamo intorno al 1250, Salimbene scrive in quel periodo, c'era più o meno 35-36 anni, completerà la sua opera abbastanza tardi, però da tante informazioni, così come Petronio dà tante informazioni sul mondo dell'alimentazione, sul mondo di questo parvenu che è appunto il suo personaggio, questo Liberto che si è arricchito, Trimalcione appunto che diventa un uomo che conta nella società romana, ancorché come dire un parvenu, ma comunque conta. E nella cena di Marchionsi c'è questa bellissima descrizione della cena, descritta con delle esasperazioni straordinarie, e dove per esempio quando arriva il grande cinghiale portato con il berretto in testa, un berretto da Liberto, perché c'è un significato, no? Lì c'è un passato, facciamo l'esame di letteratura latina, dove praticamente questo cinghiale arriva il giorno dopo perché era sfuggito alla scena della sera prima, e quindi è un liberto, si è liberato, no? In qualche modo è stato libero, reso libero. Per poco, ma comunque ha vissuto il suo momento di gloria. Così come c'è la descrizione degli antipasti, delle prime mense. E beh, lì Petronio è straordinario. E tra l'altro io ho usato anche un'altra cosa, ma questa, diciamo, un po' me ne prendo un po' in merito, perché avendo scavato a Pozzuoli per 20 anni, tutti i giorni della mia vita dentro fino alla terra, trovammo un lupanare, che è il più grande d'Occidente. Ancora si discute se è un lupanare o no, è un lupanare, non c'è alcun dubbio, tra l'altro ho anche trovato i riferimenti nel Satiricon, perché Petronio c'è stato, e per descrivere così bene c'è stato, perché scende dal cardine, scende giù ed esce sul decumano, da una colonna, dice, cioè in un pilastro c'era, cioè una scalafitta dove tu andavi con le signorine del lupanare e poi dovevi uscire indiscretamente, allora dovevi uscire dalla colonna e uscì sulla strada deserta, mentre entravi dall'altra parte. E beh, c'è la scala lì a Rione Terra, dentro il pilastro, trovata. Ancora si discute se è un lupanare, beh, insomma, non viene da dire, ma comunque va bene così. Il problema è che queste sono le cose, poi luce, le metamorfose, io vivo. E quindi su questo c'è proprio la metamorfosi l'ho usata nella descrizione della morte. La morte che diventa prima una pantera, poi diventa una donna bellissima, e che addirittura Lucio c'ha questo momento anche concupiscente in qualche modo, perché Lucio è attratto da questa figura femminile che si muove nel buio del portico, illuminata da questa folgore che cade dal mare, che arriva dal cielo, cade nel mare, e quindi lui la vede e si rende conto che quella è la morte in qualche modo, è quella che è la fine dei suoi giorni, no? E allora in tutto questo noi preoccupare, questo è l'inizio, quindi chissà se muore o no, non avrei mai detto che e poi, come dico sempre, l'assassino è il maggiordomo, no? Allora il problema è che Lucio e le metamorfosi sono state usate anche qui, e poi ci sono vari autori moderni in cui sono entrato, tra cui io non mi stancherò mai di dirlo, uno è Dickens, tantissimo preso da lì. Anche la descrizione degli spettri ho preso da Dickens, quando ho usato anche, come dire, ho attinto anche dalla terminologia di Dickens, dove praticamente lui usa un termine, mi è piaciuto tantissimo, l'ho usato proprio per la morte, solennemente, no? Quando si muove solennemente il fantasma, ecco, ti dà subito l'idea di quello che è, e lì diciamo c'è tutta un'armonia che è quella del romanzo gotico, armonia tecnica, ma comunque poi alla fine ci sono delle esperienze meravigliose. Dickens è stato uno dei insieme a Allan Poe chiaramente, e poi Le Fanu e a tanti altri, e quindi queste sono state le fonti, un po' i moderni, un po'
ovviamente contemporanee e un po' anche tantissimo dal passato. Ma ovviamente per farvi rendere conto, per, come dire, per accompagnarvi in questo piccolo viaggio nel mondo antico, io chiamerei di nuovo Anna D'Acunto e Gerardo De Lisse per farvi assaporare proprio sia il sapore del Falerno, sia il gusto dei vini farciti di miele le montagne di olive bianche che svettano verso i soffitti della frescata della casa di Cicerone. I commensali, distesi su letti conviviali nella sala del triclinio, si abbandonarono alle cure dei servi. Ragazzotti greci ed egizi sgambettavano su e giù per la stanza, lavando mani e piedi, tagliando pedicine superflue da dita ossute di anziane matrone e nobili schiantati. Molti tra i convitati erano patrizi squattrinati o rovinati dai debiti e approfittavano della generosità di Cicerone, cercando di sfruttare ogni attimo del festino. Il loro vociare fu interrotto dall'ingresso in sala del ministrato, lo schiavo coppiere incaricato del banchetto. L'uomo si distingueva dalla torma dei servi per l'eleganza nel portamento e per la ricchezza delle vesti. Camminava con la stessa dignità di un monarca orientale e quando si schiarì la voce per parlare, lo fece per spiegare agli ospiti le qualità, il pregio, la provenienza e gli aromi dei vini che di lì a poco avrebbero bevuto. L'annuncio fu fatto in greco, come si addiceva ad un vero convivio, senza inflessioni, e l'eleganza nel parlare tradì l'origine ellenica del servo. Cicerone, sapendo che non tutti i suoi ospiti conoscevano la lingua di Omero, per cavarli dall'imbarazzo aveva affiancato al ministrato un altro servo capace di tradurre simultaneamente in latino le sue parole. Nobili signori, graditi ospiti, Marco Tullio Cicerone, il padrone di tanta fortuna, ha disposto che sia io a illustrarvi le qualità del vino che berrete stasera. Prima di cominciare, ho l'obbligo di avvertirvi che nelle coppe non troverete il solito vinello, ma un nettare generato dalle vigne di Cales, la città degli Aurunci. Chi non conosce il Caleno? Un vino gradito alla fine nobiltà di Roma, e stasera potrete assaggiarlo aromatizzato con poca acqua di mare, arricchita con rare e preziose spezie d'Oriente per mitigarne il sapore dolce dovuto all'uva rimasta troppo a lungo attaccata alla vite. L'ultima frase non raggiunse le orecchie degli ospiti, e questo perché le voci del coppiere e del traduttore si accavallavano. Il ministrato, infastidito dall'inconveniente, assestò al traduttore un poderoso calcione allo stinco. I commensali naturalmente risero divertiti, ma il coppiere, senza scomporsi, riprese la dotta dissertazione con la stessa dignità ostentata al suo primo apparire. E qui, nobili signori, abbiamo un cecubo, il più grande vino dei latini. Rosso come sangue, nobilitato dalla vecchiaia, si presenta a voi con un aroma denso, vigoroso come il mare, profumato dalla forza dei terreni bassi, baciati dal vento marino tra le città di Formie e Anxur. Le belle parole del coppiere furono interrotte questa volta da un brusio in fondo alla sala. Un allegro vociare si levò dalla folla e divenne subito boato. Si videro persone sollevarsi in punta di piedi per scoprire il motivo di tutto quel clamore. E presto si capì che in sala arrivava il primo degli antipasti. La prima portata fece il suo ingresso trionfale,
Ma le sorprese non erano finite, poiché dalla porta laterale del triclinio entrarono 6 schiavi con un vassoio d'argento pieno di cibi fumanti. La gente si sollevò dai triclini urlando di gioia. I servi, quasi travolti dall'entusiasmo dei commensali, traballarono sotto il peso della portata. I convitati per vedere si sporsero in avanti e urtarono il vassoio, mettendo in pericolo l'integrità delle vivande. Quando il piatto si inclinò di lato, le matrone gridarono atterrite. I servi, ruotando sulle spine dorsali, raddrizzarono il vassoio e lo poggiarono in mezzo alla tavola. Un lungo applauso si levò dalla folla ammirata e gli schiavi furono salutati e acclamati come eroi dell'arena. 2 schiave con corpi mozzafiato sollevarono il coperchio dal piatto e mostrarono meraviglie. Montagne aguzze di olive bianche e nere svettavano verso la volta affrescata. Ai piedi delle saporite alture pascolavano ghiri abbrustoliti, cosparsi di miele e semi di papave. Accanto salsicciotti fumanti riposavano su graticole d'argento sistemate su prugne di siria e sotto, a simulare un fuoco di carboni ardenti, chicchi di melograno. A guardia dell'arrosto, al margine estremo del piatto, un esercito di aragoste stringeva tra le chele, come trofei di guerra, teste di murene dagli occhi di vetro. I commensali, ansiosi di muovere l'assalto alle mense, guardavano Cicerone in attesa di un segnale. Il padrone di casa sollevò il braccio destro e la Valdoria ebbe libero sfogo. Tra grida di gioia e qualche spintone, decine di mani calarono sul piatto, bramose di spianare montagne e divorare paesaggi speziati. Quando denti e mandibole cominciarono a lavorare, gli animi si calmarono. Anche dalla tavola, il piacere dei vini, il piacere del cibo pronto. Il nostro amico poco fa ci ricordava, no? Che tra poco anche noi avremo modo di calmare il nostro spirito assaggiando prestigioso vino dell'area del Massico. Però forse su questo, proprio perché il romanzo stilla vino, il romanzo è percorso da mille rivoli di vini diversi, vini dell'impero, ancor più diciamo dei marmi, delle colonne, delle architetture, della grande statuaria che noi vediamo. Che vediamo diciamo nei grandi siti, in realtà ancora una volta questo romanzo ci fa entrare nella realtà antica percorrendo i rivoli nascosti della vita romana attraverso appunto il vino, quello che questa bevanda ispirava con riferimento ai diversi territori di produzione, no? Lì c'erano le culture, inteso nel senso etimologico del termine di coltivazione, di culture, quelle sì, perché sono quelle che nascono e vanno avanti attraverso la natura, no? Noi siamo qualcosa di più della semplice natura, noi seguiamo questi rivoli. Non uno solo, ne seguiamo tanti. Ebbene, attraverso la suggestione del vino e
e del cibo, io inviterei Luigi, come dire, a darci un dettaglio di questi vini citati che sono, per usare anche, come dire, una sintesi di tipo pubblicitario, sono ciascuno un'emozione, no? I vini del romanzo sono i vini storici, grandi vini, grande vino, il Palermo. Il vino Palermo era il vino per eccellenza, il vino dei romani, no? Io non mi stanco mai di raccontare la taverna di Edone a Pompei, dove ti dice: se hai due assi ti bevi un vinello così, se ce n'hai tre ti bevi un vino discreto, ma se c'hai quattro assi che valgono se stesso ti bevi un bicchiere, ti fa una coppa di Falerno. E quanto valeva questo Falerno? Tantissimo. Era incommensurabile il valore del Falerno. Non a caso hanno inventato i titoli pictus. Cos'è il titulus pictus? È praticamente l'arte di scrivere sopra un'anfora il marchio DOC. È un vino Falerno imbottigliato sul massimo. Se non era così, come l'anfora che ho trovato proprio a Pozzuoli, allora loro avevano il dovere di scrivere Falernum diffudit agris satan, cioè è sì un Falerno, però attenzione, è stato imbottigliato nell'anno statale, è un'altra cosa, quindi è un Falerno, il vitigno è quello del Falerno, ma non è il Falerno massico, non è il Falerno vetrino, non è il Falerno che si fa alle pendici di questa montagna calcarea straordinaria che produceva e produce ancora. Qui c'è Elvira Vervengia che, come dire, un po' io la chiamo Cecilia Victrix, lei fa un vino straordinario, un vino importante, siamo stati insieme a Cracovia, io per il libro, lei con il vino, abbiamo, come dire, illustrato un po' quello che accade nel nostro mondo, dove cultura e gastronomia e enogastronomia possono vivere abbracciati. E stasera avremo il privilegio, no? Di assaggiare. Stasera il Palermo Vinum di Elvira Vervengia scorrerà, come diceva la cena di Cerona, a fiumi, no? Lì. E quindi inonderà le nostre gole e speriamo che ammazzi tanti virus, coronavirus, che non ci creano questi problemi. Ora, e poi ovviamente non è solo il vino, stasera ci sono anche queste preziose ricette preparate appunto dagli allievi dell'Istituto Alberghiero, e quindi vedremo cose. Io ho visto passando che stavano, come dire, erano indaffaratissimi, quindi siamo curiosi adesso di raggiungerli e vedere quello che ci propineranno, insomma, di questo non abbiamo dubbi. In questo caso i ragazzi sono magnifici, si impegnano. Un attimo fa sentivo, prima di entrare, c'era Luciano che raccontava del figlio che cucina a 10 anni, fa queste ricette, fa una pasta e piselli, mi diceva che ne ha rapide, quindi anche questo è un elemento di grande, come dire, piacere, no? Sentire queste cose. Bene, io vi voglio ringraziare, spero che c'è lì gli amici della casa editrice di Parlesia che hanno preparato i libri, e quindi se qualcuno è interessato può prendere il libro. A questo punto non mi resta che in qualche modo salutarci con l'augurio che ci rivediamo in un momento, come dire, migliore, senza tante preoccupazioni, e quindi ritorniamo ad essere di nuovo uomini e donne liberi da tanti problemi e da tante faccende. Io vi ringrazio tantissimo.